Maso Maiano a Clessi in Valle di Non apre le porte ai frutticoltori per la tradizionale giornata di presentazione delle prove sperimentali. Riflettori puntati su architettura degli impianti, meccanizzazione, distribuzione degli agrofarmaci e difesa. Vediamo. Qui a Maso Maiano si sta realizzando un modello di frutteto altamente sostenibile, in sintonia cioè con la salute dell'uomo e con l'ambiente, e conducendolo con delle regole agronomiche molto rigide per garantire una frutticoltura remunerativa sul piano economico e al contempo appunto anche sostenibile. Siamo con Franco Micheli del Centro Trasferimento Tecnologico di San Michele all'Adige. Attraverso quali pratiche agronomiche appunto state conducendo questa attività qui a Maso Maiano? In questo frutteto stiamo attuando tutte le pratiche agronomiche che attualmente sono a disposizione e che consentono di ridurre notevolmente l'input chimico del frutteto, ad esempio attraverso l'utilizzo della macchina per diradare, della potatura meccanica, del diserbo meccanico e anche del pirodiserbo. Ma la sostenibilità del frutteto va anche oltre, parte dalla forma stessa del frutteto, che è in parete stretta e è basso in altezza, quindi consente un'ottimizzazione della distribuzione dei prodotti fitosanitari. Inoltre c'è una curata scelta dei principi attivi utilizzati, cerchiamo di utilizzare quelli di origine naturale, ma questo non è una discriminante perché non ragioniamo in termini di definizione biologica o convenzionale, ma cerchiamo piuttosto di ottimizzare quello che è il risultato in funzione delle problematiche che di volta in volta ci troviamo ad affrontare. Relativamente alla difesa, quali prove state conducendo qui a Maso Maiano e quali risultati avete raggiunto finora? Quest'anno in particolare ci siamo concentrati sulla difesa della ticchiolatura. Sono state portate avanti delle piante spia per verificare le effettive date delle infezioni e abbiamo condotto dei calendari con prodotti di origine naturale come il bicarbonato o il polisolfuro. I risultati che arrivano dal biologico sono molto positivi? Sì, devo dire di sì, e sono interessanti sia come risultati di difesa biologica ma anche con la possibilità di integrarli con la difesa convenzionale. La forma di allevamento è un aspetto molto importante perché condiziona le operazioni culturali in tutta la vita del frutteto. Siamo con Alberto Dorigoni del Centro Trasferimento Tecnologico di San Michele all'Adige. Quali sono le forme di allevamento che si utilizzano in frutticoltura e su quali la Fondazione sta puntando? Beh, allora siamo partiti dalla classica forma a spindle, a monoasse, che ha sicuramente una storia più che trentennale e che ha dato sicuramente ottimi risultati. Dal momento che adesso l'obiettivo non è tanto quello di aumentare le produzioni, ma quello di aumentare diciamo, la sostenibilità, quindi tendere a un frutteto che sia più semplice da coltivare, più semplice da potare, più semplice da raccogliere. Allora per questo abbiamo sviluppato delle forme più strette in parete, anche utilizzando piante con più assi, ma non necessariamente. L'importante è comunque arrivare a una forma più stretta, che permette quindi di utilizzare diradamento meccanico, di poter essere potata anche meccanicamente e con una serie di riflessi positivi appunto su tutta l'esecuzione delle pratiche culturali del frutteto. Un aspetto molto importante è anche appunto la meccanizzazione. In questo caso parliamo di un'alternativa all'utilizzo della chimica in campagna. Sì, indubbiamente negli ultimi anni abbiamo visto che l'utilizzo della Darwin, cioè della macchina per diradare i fiori meccanicamente, sta dando dei risultati molto validi e chiaramente si sostituisce all'uso di 2, 3 o anche 4 principi attivi fitoregolatori, come vengono chiamati, che sono utilizzati per ridurre la carica di frutti. Questa è una delle applicazioni, diciamo, secondo me più importanti. E c'è anche l'aspetto della potatura,
una potatura meccanizzata prepara il frutteto ad essere diradato anche a mano in tempi molto più rapidi e rende la frutta più accessibile, più esposta, più facile da raccogliere. E questa meccanizzazione si sta diffondendo in Trentino o è ancora agli inizi? Ma come sempre questo tipo di innovazioni tendono ad affermarsi di più in aziende di una dimensione diciamo media, medio-grande anche, e sono accolte con estremo favore nelle aziende più grandi e stentano un pochino a decollare nelle aziende più piccole. La nostra realtà trentina, caratterizzata da aziende piuttosto piccole, incontra ancora qualche difficoltà da questo punto di vista. Uno dei filoni di studio su cui sta puntando molto la Fondazione MAC di San Michele all'Adige è la riduzione degli input chimici in campagna attraverso la distribuzione ottimale degli agrofarmaci con conseguente riduzione della deriva. Siamo con Daniel Bondesan del Centro Trasferimento Tecnologico di San Michele all'Adige. Quali prove state conducendo qui a Masomaiano? Bene, qui a Masomaiano stiamo realizzando un'attività di sperimentazione legata in maniera particolare alle nuove forme di allevamento che ci consentono attraverso una parete particolarmente stretta e un'altezza contenuta di ridurre in maniera drastica la quantità di agrofarmaco necessaria per difendere il nostro frutteto. E accanto a questo poi stiamo valutando anche delle nuove soluzioni per riuscire appunto ad ottimizzare il deposito di prodotto, quindi accanto all'impiego della torretta che ci consente di arrivare più facilmente sulla parte alta della vegetazione, utilizziamo gli ugelli antideriva proprio per riuscire a ridurre ulteriormente l'effetto deriva. In cosa consistono questi ugelli? Allora, sono ugelli che utilizzano appunto un sistema particolare che gli consente di aspirare dell'aria e miscelarla assieme al liquido in uscita, producendo delle gocce più grosse e quindi meno soggette a deriva. E applicando appunto questi ugelli su macchine dotate di altri dispositivi, come per esempio la torretta, come per esempio la chiusura laterale dell'aria per riuscire a modulare la quantità di aria che noi andiamo a utilizzare soprattutto quando ci avviciniamo alla zona di bordo campo, e utilizzando anche altri strumenti che sono per esempio strumenti in grado di orientare i flussi di aria in maniera ottimale, riusciamo ad evitare che la nube di gocce si sposti eccessivamente oltre l'ultimo filare trattato. Parliamo di distribuzione degli agrofarmaci e forme di allevamento, c'è un legame molto stretto. Qual è la forma di allevamento che più si presta a ridurre la deriva, ad esempio? Ecco, noi stiamo puntando molto sulle forme di allevamento studiate qui in azienda, che sono forme a parete stretta e che vengono potate anche durante la stagione. Quindi attraverso la potatura verde si riesce a contenere la dimensione della pianta, dunque abbiamo una minore quantità di fogliame da bagnare e riusciamo in questo modo a ridurre in maniera sensibile, mediamente del 15% durante tutta la stagione, la quantità di agrofarmaco necessari. Da Masomaiano io vi saluto e grazie per l'attenzione. Arrivederci.